Vi ricordo che sono su Twitch e di live, con il nome di Thomas46, quindi vi consiglio di seguirmi, lascerò tutti i vari indirizzi in descrizione. Su questo canale porterò dirette tutti i giorni su Fortnite, Minecraft, Call of Duty, Zombie, Multigiocatore e Airsoft Iron 4. Non mancheranno inoltre dirette per eventi speciali, quindi vi consiglio di seguirmi e ora passiamo al video. Salve a tutti ragazzi, sono Thomas46, di questo nuovo episodio della serie con il Kurdistan, nella mod di Million Dive sono 25.4. Nello scorso episodio abbiamo finalmente dichiarato guerra alla NATO e stavamo procedendo, direi, abbastanza bene contro il nemico principale, che è attualmente l'Unione Europea, quindi l'Unione Europea è diventata molto più forte degli Stati Uniti. Ora andiamo a controllare, ma dovrebbe essere esattamente così. Sono molto più forti. E abbiamo suonato molto bene, direi, in Turchia. Abbiamo saccato un sacco di divisioni, quindi ora l'esercito turco è totalmente sconfitto e possiamo avanzare abbastanza facilmente. Quindi direi di selezionare questa armata e di modificare l'offensiva per portarla fino in Europa. Visto che possiamo farlo. E direi che approfittando di questo scompiglio generale, riusciremo a mettere in difficoltà anche questo fronte principale, che è davvero molto forte. Quindi dovremmo stare attenti perché ci attaccano, riescono a farci indietreggiare qualche posizione. Sono molto forti, hanno molte divisioni. Qui sto notando che, non controllando più il territorio, stiamo subendo delle sconfitte particolari. Qui dovremmo innanzitutto completare la sacca. Anche se non servirà molto saccare e distruggere le divisioni europee, perché ne hanno davvero tante, sono una potenza assurda che è sbilanciatissima. Però non possiamo farci niente, dobbiamo continuare a combattere. Qui avviamo. Qual era questa? Direi che possiamo farla anche così a sto punto. Così abbiamo un po' più di vantaggio. Aggressivo, avviamo. Perfetto. Per quanto riguarda questo, non penso che riusciremo ancora ad attaccare. Abbiamo 254 divisioni e teoricamente dovremmo aumentarle perché loro non ne hanno di più, però sicuramente avremo delle penalità. Se aumentassimo le divisioni avremmo delle penalità dal punto di vista dei rifornimenti. È un po' dura questa situazione. Queste 57. Questa 174 invece è un po' più di problemi, però è anche vero che stiamo combattendo con poche divisioni sul fronte, dovremo aspettare che arrivino tutte. Quindi, tutto sommato, possiamo direi sbloccare il tempo e proseguire. Qui possiamo. No, queste andate pure qua. Qui possiamo però andare un po' manualmente, cerchiamo di portarci più avanti possibile. Perfetto. Qui da ricercare ormai non abbiamo più niente, quindi è inutile anche che guardi. Abbiamo tantissimi punti, dalla quale non ce ne facciamo assolutamente nulla. Qui ci converrebbe passare a meno. Guardate cosa abbiamo. 10%, ma abbiamo 400 milioni. Che fai? Te ne privi? Portiamolo a disarmato. Madonna, sono sbarcati. I giapponesi. Buttiamoli giù. Velocemente. Dobbiamo quindi portare ora, come difesa costiera, anche la Turchia. Perfetto, così siamo al sicuro. Attacchiamo Israele. No, poi se attacco Israele mi demonetizzano il video, quindi non possiamo ancora farlo. Per quanto riguarda qui, siamo riusciti a completare tutto, perfetto. Manca solo più questo. Attacchiamo. Ottima mossa, quindi. Purtroppo hanno il porto, però è già tanto che siamo riusciti a liberare questa zona, quindi a noi sicuramente va bene. Mi metterete nei commenti poi di provare ad attaccare la Polonia in modo da fare un attacco sorpresa all'Unione Europea, quindi passando poi. Oltrepassando abbastanza velocemente la Germania, teoricamente, e arrivando in Francia per farla capitolare. È una buona mossa, però abbiamo bisogno di circa 350 divisioni, grosso modo, per sfondare correttamente. Quindi direi prima di portare a un buon punto questo teatro in Finlandia, per poi aprire questo nuovo in Polonia. Non dovrebbe essere troppo difficile, spero. Allora, queste 50 le mettiamo qui. Volendo, portiamo già queste divisioni con un nuovo teatro, però separato perché non mi devo confondere.
qui in Polonia. Si ferma qua? O continua? Si ferma, perfetto. E sì, per adesso lo mettiamo qua, poi dopo l'offensiva, poi dopo la sposteremo. Quindi andiamo avanti, stiamo registrando correttamente? Sì, va bene. Per il resto andiamo bene, anche come carri. Divisioni corazzate, siamo arrivati a 86 divisioni corazzate, molto bene. Io direi che possiamo riportarci a un 40 divisioni corazzate, però non mica scendiamo troppo, non possiamo. Che palle. 35, non possiamo stare, non possiamo produrne poche perché ci sfaccano, ci spaldano. Ovviamente qui la zona si è rotta, quindi dobbiamo creare un'offensiva. Porca puttana, solo queste, quali sono? 220. Magari riusciamo a sfondare, sarebbe una buona cosa, eh. Le atomiche mi tirano, attenzione, dai. Aiutatemi. Continuiamo ad attaccare finché possiamo, 94. Le nostre divisioni di carri sono davvero molto forti. Dovremmo farcela, dovremmo aver sfondato. Qui direi che possiamo anche continuare. Non so per quale motivo non stiano andando. Molto bene. Perfetto, lì la Turchia l'abbiamo proprio devastata. Ottima mossa. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto, molto bene. Molto bene, stiamo giocando davvero molto bene, secondo me. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace ovviamente per supportare questa serie. Ce l'abbiamo fatta. Turchia ha capitolato anche, va bene. Quindi, attualmente dobbiamo mettere... Queste perché non sono lì? Ah, è ceduto il fronte. Allora, quali sono queste? Facciamo così, velocemente. E puntiamo per un'offensiva la più rapida possibile per cercare di creare scompiglio nei ranghi... Ma questo Giappone? Vabbè. Scompiglio, dicevo, nei ranghi europei. Dovremmo andare. Molto bene, non si stanno organizzando, quindi non penso se lo aspettino molto. Qui ci stiamo preparando, ci vuole ancora molto. In realtà 394 stanno spostando. Sarà uno spostamento lungo e faticoso, ovviamente. Però dobbiamo muoverci, cazzo, non possiamo resistere per tutta la vita con queste divisioni di merda. Si stanno muovendo? Sì, perfetto. Un po' lentamente, però ci stiamo muovendo. Speriamo di non essere saccati. Le nostre divisioni di carri stanno facendo il devasto. In modo direi vergognoso, cazzo. Buttiamo giù su questi stati di merda, però. Perché ci ostacolano solo il passaggio. Perfetto, così ora sono tutti in guerra contro di noi, abbiamo tutto un passaggio pulito. Che fai? Te ne privi? Dichiariamo guerra ovviamente anche la Svizzera, dai, ce l'abbiamo dei coglioni, faremo incazzare tutto il mondo dichiarando guerra alla Svizzera. Allora, guerra dichiarata anche la Svizzera. Qui ci stiamo spostando. Dobbiamo ancora però avere, come vi ho detto, vorrei avere un'organizzazione molto buona. Qui potremmo provare a fare lanciare una piccola offensiva. Sicuramente sarà negativa, però voglio provare a vedere cosa succede. Perché non ho proprio la minima idea. Che sarebbe questa? Proviamoci. Va tutto molto in negativo. Sono troppo forti. Non riusciamo. È un massacro.
qualche provincia in realtà la siamo. Ma penso che sia solo. Penso che sia tutto sommato. Ma stiamo sfondando abbastanza, cazzo, non me l'aspettavo. E beh, non è stata proprio vana questa impresa. Qui possiamo fermarci, direi. Qui vorrei fare tanto una sacca, ma è improbabile senza atomiche. Qui ci stiamo riuscendo. E allora, se io facessi così. Niente. Però l'idea di sacca diciamo che c'è. Manca un po', ancora un pochino. Però l'idea di sacca c'è. Qui la nostra invasione continua, anche abbastanza bene, direi. Non ci resta che continuare. Ah, qui sono. Che cazzo? Erano rimasti i giapponesi. Si sono ritirati miserabilmente. Queste divisioni si stanno ancora spostando. No, dobbiamo farle proprio spostare tutte. Ci vorrà un sacco di tempo. Sono lente. Il gioco va molto lento ovviamente perché ci sono troppe divisioni in ballo e questa è una guerra epica. Stiamo davvero combattendo in un modo assurdo e ci sono tanti morti adesso tra l'altro, no? Stiamo dando filo a torcere all'Unione Europea perché non riesce, a quanto come potete vedere, non riesce a organizzarsi. E noi abbiamo molte più organizzazioni di lei e riusciamo a sfondare in qualche punto. Ora ci sta, c'è un po' di stallo, quindi dobbiamo fermarci, purtroppo. Però, sommato, abbiamo giocato bene. Qui la sacchiamo e la terminiamo. E ora dobbiamo fermarci un pochino. Allora, dobbiamo mettere il nostro piano di difesa costiero, che tra l'altro è in continuo aggiornamento, anche qui, perché ci potrebbero sbarcare. Oh no, me l'hanno saccato. E io non me ne sono accorto. E sono tante divisioni di carri queste, quindi è una brutta cosa. È una brutta situazione. Facciamo così. Non riusciamo. Ma quanto sono forti, dai. Come facciamo a non buttarli giù? Penso che dovremmo riuscire a ricongiungerci. Sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Quindi andiamo avanti. Ma sono tutti sbarchi questi che sento? Mi sembra di sì. Ma non capisco dove stiano avvenendo. Va bene. Allora, qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riorganizzare, che ovviamente me ne sono dimenticato, le offensive, sia qui che cancellare questa e rifarne un'altra di qua. Boh, perfetto. È un po' tosto. Fermiamoci e riprendiamo l'organizzazione. Questi non capisco perché non si stiano spostando. Perfetto. Ma sono sbarchi quelli che sento. Ma non capisco dove. Cioè, non stanno sbarcando da nessuna parte. A parte per il fatto che l'Unione Europea sta spaccando il culo alla Russia dal punto di vista navale, come è giusto che sia. È capitolato qualcosa. Comunque. Qui è ancora inutile provare a saccare qua. Ci dobbiamo provare a tutti i costi. No, qui non possiamo muoverci, altrimenti ci saccano.
Sono troppo forti, niente. Allora, in realtà, se insistiamo, magari ce la facciamo. E niente. Si stanno ancora muovendo questi? Sì, aspettiamo che si sistemino e poi lanceremo un'altra offensiva. Comunque, quella su cui conto molto è la distruzione qui della Polonia fascista e provare a sfondare anche su questo territorio, sperando che l'operazione riesca. Organizzazione, direi che siamo messi abbastanza bene. Quindi possiamo, direi, attaccare. Facciamo così. Classifichiamo e attacchiamo. Questo nostro asso nella manica. Sperando funzioni. Ok, per il resto va tutto abbastanza bene. Speriamo di farcela velocemente. Ma in realtà se abbiamo qualche problema già adesso, non va proprio bene, però. Noi ci proviamo. Oh cazzo, ma questa sacca è enorme? Madonna. Annientiamola. Il prima possibile. Prima che si liberino. Non me ne ero accorto. Perfetto, molto bene. È un'ottima vittoria strategica questa. Con la Polonia sta andando anche bene. Ora, non so per quale motivo abbia bloccato il tempo. Ci sono molti dati da gestire o stanno nuclearizzando bene. Una cosa positiva è che iniziano a nuclearizzare l'Unione Europea. Qui ci stanno attaccando. Perdiamo qualche posizione, però sono molto disorganizzate. Quindi secondo me potremmo tentare un'offensiva. Allora, dov'è? Questa. È questa. Tentiamo un'offensiva. Poi. Questa è la Polonia, va bene. E. Questi sono i due territori qua, nella quale potremmo riprendere l'offensiva tranquillamente. E. A breve potremo tentarne un'altra. Ora qui, che facciamo? Questo. Qui cancelliamo l'offensiva e ne mettiamo una molto più lontana. Sbagliato. Questo. Perfetto. Qui la sacca non esiste, quindi chiudiamo subito questa zona. Stanno cominciando a disporre divisioni dell'Unione Europea, quindi andremo a fare veloce. Sì, purtroppo la mia fanteria è inadeguata. Però non so come fare altrimenti. Tanto qui chiudiamo questa sacca che tra l'altro racchiude e ha racchiuso in passato molte divisioni. Abbiamo già terminato un bel po'. Penso sulla sessantina, non ho visto molto bene. Qui l'offensiva come sta andando? Bene. L'abbiamo attivata l'offensiva? Sì. Boh, sta andando abbastanza bene. Per il fatto che sono disorganizzate, se la stiamo giocando bene. Qui mi saccano. Che cazzo sta succedendo? Meno male che mi hanno salvato i russi. Altrimenti mi avrebbero saccato. Io proverei a fare un'offensiva anche qua. Sì, andiamo male, però ci sono alcuni punti molto interessanti che hanno nuclearizzato anche la Russia. Merda, questo è un problema. Ho lo 0% di supporto in guerra. Però non dovremmo capitolare. Perfetto. E 2% in favore nostro adesso. Molto bene. In realtà la vedo molto di più di 2%. Perché abbiamo già fatto capitolare un paese abbastanza grande quale la Turchia. Stiamo procedendo molto nell'Unione Europea. Solo che a quanto pare i punti principali li tiene solo in Francia. Penso. In senso per capitolare. Ma in realtà no. In realtà no. Li ha un po' dappertutto.
Che è successo? Ah, questa piccola roba. Andiamo alla Russia. Qui hanno il porto, vero? Che sacca inutile. Beh, però intanto creiamo un po' di scompiglio, fa sempre bene. Qui saccare è fattibile se avessimo divisioni corazzate disponibili. Quindi direi di provarci. Che cazzo stanno facendo? Con queste quattro dovremmo riuscire a saccare. Oh cazzo. Vabbè no. Qui abbiamo già fatto delle sacche, va bene. Però non abbiamo fatto la sacca voluta e alcune divisioni ci sfuggiranno. Però qui ne abbiamo saccate. Ma siamo fortissimi, signore. Ne abbiamo saccate altre. E morti qui salgono. Anche i nostri e molti, però. Anche quelli dell'Unione Europea, ovviamente. Concludiamo le sacche. Qui ci sono altre sacche che sono state concluse. Qui dobbiamo ampliare il fronte perché altrimenti collassa tutto. Perfetto. Qui stiamo andando bene. Insomma, a breve ci congiungeremo anche. In Polonia non sta andando come previsto. Diciamo, sta andando molto più lentamente. Però c'è da considerare il fatto che avendo dichiarato guerra qui in Polonia, abbiamo anche ampliato tutto il fronte. Quindi abbiamo messo in difficoltà l'intelligenza artificiale a gestire i suoi vari fronti, avendo un nuovo fronte aperto molto difficoltoso, quale quello nostro creato contro la Polonia, quindi contro la NATO. Non so se fare un nuovo fronte unico sfruttando un generale di livello più alto che gestisca tutta questa grande armata. Non lo so. Io per adesso direi di continuare così. Tanto qui sacchiamo tutto quello che possiamo. Molto bene. Qui continuiamo a saccare. Dobbiamo buttarle fuori queste. Mandiamo qua. Poi diremo più possibilità di saccare. Moldova capitolata. Ci ha messo un po' di tempo, eh. Mi stanno ritirando? No, no, no. Sembrava, invece no. Ci stiamo giocando molto bene. Sono contento. È molto confusionale. Forse non è gestita nel migliore dei modi. Comunque, secondo il mio punto di vista, me la sto giocando bene. Dimmi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un piace al video se vi è piaciuto. E ci vediamo presto con un prossimo episodio di questa serie. E ciao.